Ignazio Moser nell'armadio con Cecilia, stavamo pensando a quello mai. Ignazio Moser giustifica il gesto dell'armadio. La semifinale del Grande Fratello VIP è ancora in corso di svolgimento. Nonostante ciò sono accadute già alcune cose molto interessanti, come la proposta di matrimonio da parte di Daniele Bossari alla moglie Filippa Lagerbach, la videochiamata tra Ida Espica e il figlio Aaron e l'incontro tra Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez. La sorella di Belen ha fatto una sorpresa al fidanzato ancora in casa facendosi trovare nell'armadio. I due si sono scambiati tenere effusioni e innumerevoli baci, ma il loro incontro è durato poco. Subito dopo Cecilia è rientrata in studio e Ignazio ha assistito al verdetto finale del televoto che lo ha visto protagonista insieme a Cristiano Malgioglio. Ignazio è stato eliminato e raggiunge Ilary Blasi e la sua K-Queen Studio. Quando la Rodriguez era ancora nella casa le effusioni tra i due in qualsiasi punto della casa non sono di certo mancate, tant'è vero che per avere un po' di privacy si sono rifugiati nell'armadio. Questa scena ha scatenato i telespettatori, che subito hanno pensato ad un probabile rapporto consumato proprio nell'armadio. Ignazio Moser, ecco cosa è successo nell'armadio. Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser nelle ultime settimane sono stati al centro del gossip non solo per la loro storia d'amore nata improvvisamente. I due, infatti, si sono nascosti nell'armadio della casa per, dicono loro, baciarsi. Ovviamente dai telespettatori le immagini sono state interpretate in modi diversi e finalmente questa sera, dopo l'eliminazione, Moser ha spiegato cosa è successo realmente. Molti, da casa, hanno pensato che in quell'armadio i due si sono spinti oltre un semplice bacio, ma Ignazio ha dichiarato: "Stavamo pensando a quello ma non abbiamo fatto niente". In alcuni casi è in pensiero quello che conta, lo è anche in questo caso? Più che altro sarebbe curioso capire dai due il motivo per il quale si sono frenati. Sarà stato per le telecamere o per altri motivi a noi sconosciuti? Tra Cecilia e Ignazio è amore? La storia tra Cecilia e Ignazio è nata in un contesto televisivo e in un momento abbastanza delicato per la Rodriguez. La modella infatti ha messo in dubbio la sua relazione con Francesco Monte e ha pensato a se stessa, decidendo di concedersi alle avance di Moser. I due fidanzati sembrano essere più affiatati che mai e il loro rapporto potrebbe consolidarsi ora che entrambi sono fuori dalla casa del Grande Fratello VIP.